Allora, ragazzi, facciamo l'ultima cosa e poi ci salutiamo. Dai, guardiamoci il videozzo del Cicalone, zona di guerra alla stazione Termini. Ritorniamo con Mattia Faraoni, parte 1. Siamo su YouTube, ovviamente. 3 ore fa, fatemi vedere se è successo qualche altra cosa. Successa qualche altra cosa? Come distruggere una Sony a videocamera? Vabbè, te ne compri un'altra. Giuseppe, hai 1 milione di iscritti. Dai, prego. Madonna. Ma non è sempre la zona quella dell'altro giorno, comunque. Di quel video che ci siamo visti, quell'altro. Ma è sempre lì, ragazzi. Madonna. La bottiglia, oddio. Ho capito, però. Comunque c'è un disagio oggi, veramente una densità di popolazione incredibile, gente che aspetta da un'ora l'autobus. Scene di delirio. Abbastanza problematica. Ho fatto questo stato con la macchina, mi sono reso conto che da 40 metri di distanza, qui c'è la civiltà normale, quello che ho detto sempre tu, no? Ti sposti, poi vieni sotto i portici, l'altro giorno con un martello. Non è venuto nessuno, è venuto nessuno. Ha impressione questa cosa. Simone, c'è quello del martello? Sì. C'è la trecina davanti. Sarà là. Ciao. Buonasera, come va la selezione? Mattiano. Madonna. Il martello lo diamo fuori spesso, eh? Ah, spesso lo diamo sotto, o quando litigano, capito? E ci parliamo, bene. Oggi vince la diplomazia. Madonna. Senza arrabbiarsi, è inutile. Oh santo Dio, ottimo a te, ottimo a te. Lui è tranquillo, lui agita. Occhio, Matti. Cazzo fa? Oh! Non è impazzito. Sì. Non ti avvicinare. Non ti devi avvicinare. Occhio, c'ha una bottiglia, eh. Oh. Ma della serie che quelli stavano belli tranquilli, però, capito? Ma come fai ad andare da 0 a 100 in questo modo? Cioè, ma saranno fatti di qualcosa, ragazzi. Cioè, abbiamo visto, c'è stava il kit, quindi. Ma sono palesemente fatti di qualcosa. Mattia. Ancora qua, eh. Ma no, volano cose, ragazzi, ma che cazzo? Voglio capire che cosa è volato, aspetta, voglio capire che cosa è volato. Cosa è volato qui? Si vede una cosa che vola, non so cos'è. Che cazzo? Ma c'è il tizio davanti. Ah, ma è uno che tira una ciabatta, cosa fa?
Madonna ragazzi, stiamo incazzando tutti però. Giù questa casa, giù questa casa. Perché quello gli dice metti giù la camera e quello invece la tiene alzata e quello si sta incazzando per questo. Ma stanno solo riprendendo, capito? Non è che stanno facendo cose. Vedi, è quello che ha spruzzato il aspetta. Madonna, bro. Ma proprio così. Attento, Simo. Cioè, con il rischio di prendere anche il loro amico, comunque. Assurdo. Guarda questo. Madonna. Un carabiniere fuori così e passa. Sì. Madonna. Cioè, capito? Ah, perché ce l'ha con la ragazza, capito? Quella che c'ha la camera, non si vede perché adesso è là dietro. Vai tranquilla, ci canso io, stai tranquillo. Ti avvicina, pure. Certo, stai avvicinando, guarda. Stai distante. Dai, ho detto tu stai distante, vai dietro. Cioè, manco a fare il crowd control, capito? Non riesci neanche a controllarli, sti qua. Via tutto, eh. Guarda, la gente. Guarda, tutto filmato. Guarda che bagno dei vetri. Hai fatto male avvicinarti. Madonna. Hai tirato 50 bottiglie. Contro una donna, poi manco contro i noi. Bravo, contro una donna, esatto. Tu le piani qua. No, sei stato senza voglio, si è preso una bottigliata. Oh, ma io ti ha preso un tirato. Dove? Questo signore che si è preso una bottigliata. Ah, il tizio. Questo signore senza voglio si è preso una bottigliata. Oh, ma io ti ha preso un tirato. Questo signore che si è preso una bottigliata. Ciao, ciao. Lo signore senza motivo si è preso una bottigliata. Oh, ma sta preso una bottigliata. Non conoscete, ma... Beh, ovviamente ci fanno vedere la stessa scena da due o forse anche tre camere diverse, eh? In pratica il suo ti ripeteva, eh? Perché doveva fare? Spegnere la sì, vabbè. Madonna ragazzi, Madonna.
pure ancora. C'è della serie, non solo questo si è partito per andarli a menare, si è beccato lo spray al peperoncino che è per, ricordo, difesa personale. Adesso sta pure facendo il devasto per problemi suoi. C'è un poliziotto comunque qua. Due. Buono. Continua nel prossimo video con l'arrivo delle forze, chiamate anche la biniera per il servizio. Ah sì, quello l'abbiamo visto prima. Ma dove, ragazzi, ma perché mi deve venire sempre una cosa quando guardo questi video? Mio Dio. Articolo 414 del codice penale: chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito solo per il fatto dell'istigazione. Giusto. Io direi che dopo questi fatti sì, vabbè, è arrivato questo. Ah, l'ha messo in primo piano. Vediamo cosa ha risposto. Ciao, sarei felice che tu invece di chiacchierare sporgessi i miei dati, te non tu riscontro. Ma perché? Ma perché si scrivono queste cose? Mio Dio. Vabbè, ragazzi. Perché ovviamente se uno cammina a Roma con una videocamera, no? Perché vuole anche registrare i suoi dintorni, non può farlo, capito?